potevamo che iniziare con lo sport, con parlare della nostra squadra di calcio di Marsala. E non potevamo fare questo nostro esordio se non con chi più di tutti ne conosce la storia, i personaggi, gli aneddoti, le curiosità, con una persona che sicuramente non ha bisogno di grosse presentazioni, con Salvatore Lopresti, coadiuvato dal valente Nicola Donato, che abbiamo delegato questi due giornalisti nel coordinare e nel condurre questa serata. Grazie, buonasera a tutti. Si vede che la passione dello sport è passata di una volta porta a molte persone, francamente non mi aspettavo tutti voi. E cosa dire? Un po' la colpa è mia che quest'anno si riempite la città di sale. Perché l'anno scorso abbiamo fatto una scommessa dicendo no, non ci accontentiamo semplicemente di San Pietro, allarghiamo queste bellezze che hanno fatto, che avete fatto l'anno scorso in tutta la città. Ma poi, e ci sta tutto, perché parlare del Marsala Calcio, che ricordo da piccolino, qua sono con lo presto, forse sono dai più grandi, quando tanti anni fa il Marsala si confrontava con Trapani ed eravamo veramente morti in alto, insomma, a C di quell'ora si lottava anche per la B ed era bellissimo, insomma, confrontarsi, poi magari si esagerava un po', ma come ci sta a volte nello sport, insomma. Io mi ricordo, abitavo a metà strada tra Marsala e Trapani, messo da Michele Rifugio da Baccarlo, dove c'era un zigallo, qua c'è qualcuno, insomma, qualche nipote, dove si vedeva di tutti i colori quello che dicevamo ai trapanesi, e trapanesi a noi. Però era sport alto, insomma. Poi purtroppo le sorti del Marsala sono un po' cadute negli ultimi anni, adesso mi sto mettendo nel mezzo, spero che quest'anno invece di due squadre di ansia ne faccia magari una di eccellenza, giusto magari una. A parte questo, ricordare la storia deve servire a tutti noi per guardare il futuro. Buonasera a tutti, grazie per questa massiccia presenza. Non avevamo dubbi che la città di Marsala anche in questa occasione rispondesse in questo modo positivo, e sicuramente sarete anche partecipi nella nostra discussione, perché cercheremo di interagire con voi, soprattutto con gli ospiti, con i tanti personaggi che a vario titolo hanno reso grande il Marsala 1912. Qui alla mia sinistra c'è Maurizio Rallo, attore, nonché presidente dell'associazione Smile, che questa sera ci aiuterà nei racconti epici del Marsala 1912. Naturalmente il dottore Salvatore Lopresti, accanto a lui naturalmente Uccio Marino, che non ha bisogno di presentazioni, e Nino Palermo. Quindi parola al dottore Lopresti, poi inizieremo con la scaletta. Benissimo, grazie caro Nicola. Io ringrazio innanzitutto il sindaco per averci onorato della sua presenza e per le belle parole che ha detto sulla funzione dello sport, cose che noi sappiamo abbiamo nel nostro DNA, noi che ci occupiamo e ci siamo occupati per tutta la vita di sport. Ringrazio anche il dottor Tranquilla del Banco della Memoria per avermi offerto la possibilità di organizzare e mettere a fuoco questa serata che possa far ricordare alcune delle tappe miliari dello sport e soprattutto del calcio marsalese. Io ho voluto impostarla, non ho voluto preparare un racconto sul calcio marsalese, sarebbe una cosa estremamente lunga. D'altra parte il libro che ho scritto ci ho messo circa 30 anni in varie fasi, l'ho pubblicato la prima volta a puntate sul Corriere dello Sport, poi l'ho pubblicato nel 1981 e poi subito dopo il centenario pochi anni addietro, quindi immaginate quanto tempo ci ho messo, cioè, non ho lavorato solo a quello. Allora ho preso due o tre ricorrenze estremamente significative che ho incontrato. Uno è pochi giorni fa,
ricorreva il 100° anniversario della nascita di Mario Galassi, uno dei giocatori più importanti della storia del Marsala, di un periodo in cui la Sicilia e Marsala, come tutte le altre città siciliane, soprattutto Marsala, che era stata così atrocemente colpita dagli eventi bellici, cercava di risollevarsi, e Galassi è stato uno degli artefici, uno dei principali artefici della rinascita dello sport e del calcio a Marsala. Anzi, ringrazio stasera i figli di Mario Galassi, Antonio e Tommaso, che hanno accettato il mio invito e sono qui con noi adesso, ci racconteranno qualcosa del loro indimenticabile papà. Poi ho colto l'anniversario, il 60° anniversario di quello che è il papà di tutti i campionati del calcio marsalese, quello del Marsala 56-57, il Marsala di Lerici e Bergazzola, il Marsala di Paolo Bevilacqua, il Marsala di Nino Lombardo Mangotta. E adesso ne parleremo anche con qualche testimonianza di alcuni protagonisti che ricordano benissimo quell'evento che è stato esaltante per 10 mesi e atroce nell'ultima settimana. E poi c'è l'anniversario del, anche se cominciamo nel 77 e finiamo nel 78, dell'unico scudetto che il Marsala ha conquistato nella sua lunga storia. Lo Sport Club Marsala fu fondato nel 1912 grazie all'importante contributo degli inglesi che commercializzavano l'omonimo vino. I primissimi tornei furono disputati all'interno dei cantieri vinicoli della Florio. Il primo presidente fu Enrico Clark. Va fatto risalire al 7 gennaio 1912 il primo incontro amichevole tra la squadra marsalese e il Trapani. Il Marsala disputa il suo primo campionato importante nel 1942-43, arrivando sesto nel girone N di Serie C. In totale disputerà 29 campionati professionistici tra Serie C, Unica, C2 e C1. Nella sua centenaria storia ha vinto 9 campionati e uno scudetto tricolore Dante Berretti nel 1978. Il record di presenze è tenuto da Nino Palermo con quasi 400 partite disputate. Altri giocatori contraddistintesi per la loro bravura dal secondo dopoguerra ad oggi sono Sergio Bergazzola, Paolo Bevilacqua, Roberto Lerici, Bruno Orzan, Sergio De Corte, Cesare Goffi, La Volpicella, Pavinato, Giovanni Bradaschia, Gino Strada, Gaspare Umile, Antonino Trapani, Gigi Peronace, Sergio Ferretti, Francesco Marescalco, Antonino Barraco, Valerio Leto, Egidio Ingrosso, Giovanni Sorcio. I calciatori che, dopo aver militato nel Marsala, sono riusciti ad approdare a squadre di rappresentative nazionali maggiori sono stati Gino Gardassanic, Florian Radu, Marco Materazzi e Patrice Evra. Marsala siamo noi, la fede siamo noi, un sogno. Marsala siamo noi, la storia siamo noi, un'onda. Azzurra, azzurra. Bene, questo era un primo video, adesso possono ritornare le luci perché inizia il nostro piacevole racconto, come da scaletta naturalmente. Dottor Lopresti ha voluto individuare delle ricorrenze, sono trascorsi 100 anni dalla nascita di Mario Galassi, dunque direi che è giusto iniziare parlando di questo personaggio, dunque non me ne sta altro che cedere ancora una volta la parola a Salvatore Lopresti, ricordando anche della presenza dei figli qui con noi, che possono anche interagire e rispondere alle nostre domande. Grazie. Allora, Mario Galassi è un giocatore che anch'io ricordo, anche se ero bambino nel periodo in cui lui ha giocato, ho avuto la possibilità di vederlo. Ma
Mario Galassi arrivò in Sicilia per caso, per fare il servizio militare. Era nato nel 1917, quindi alla fine del 36-37 fu spedito, dovette fare il servizio militare, come si usava allora per rendere meno pesante il servizio militare, soprattutto per dare la possibilità ai giovani calciatori di non interrompere l'attività per un anno e mezzo, che allora durava il servizio militare forse 18 mesi, anzi di più, e fu prestato, mandato in prestito alla Juventina di Palermo, e lì si mise in evidenza contribuendo alla promozione della Juventina dalla Serie C alla Serie B. Il Palermo successivamente rinnovò il prestito, fece altri 2 anni a Palermo e poi disputò un anno a Marsala. Di Nino Lombardo Andotta, che allora era professore, poi successivamente conclusione della carriera divenne preside, apprezzato preside, e faceva attività politica anche a livello comunale. Una sera durante un'assemblea, e adesso Lerici ci ha raccontato anche un po' come andò a finire quella stagione che lui non digerì mai. Sarà cercare le finali, perché hanno rovinato un'altra meravigliosa, praticamente irripetibile. La verità è che noi avevamo una rosa molto valida, qualitativamente, ma numericamente un po' limitata. Non avevamo grandi rincalzi, insomma, tant'è che utilizzai in tutto 16 giocatori, compreso il portiere Coppola che giocò solo una partita. Siamo arrivati fino alla vigilia di buone condizioni, poi c'è stato il crollo. La prima vittoria col Chinotto, Nedi forse ci ha esaltati. Abbiamo una diretta testimonianza con Paolo Bevilacqua, in quanto lo abbiamo raggiunto telefonicamente, è registrato un'intervista qualche giorno fa dalla sua Merano. Paolo Bevilacqua ricorda ancora con piacere il quinquennio vissuto a Marsala, e come sentirete dalle sue parole, quando parla con gli amici e si parla di calcio, non fa altro che parlare della città di Marsala. Allora, andiamolo ad ascoltare in questa breve intervista. Paolo Bevilacqua è il secondo capocannoniere di tutti i tempi, dietro a Umberto Badì con 45 gol. In maglia azzurra ha giocato ben 143 partite. Buonasera Paolo. Buonasera a tutti. E allora, sono trascorsi tanti anni, però la città di Marsala è rimasta nel tuo cuore. Cosa ci puoi dire della tua esperienza lillibetana? Ma guarda, io ho giocato in diverse altre squadre, però quando parlo con gli amici di calcio mi dicono: ma tu parli sempre di Marsala, ma non puoi parlare una volta? No, dico, io sono stato 5 anni a Marsala e a Marsala ho trovato l'ambiente esatto, giusto e molto cordiale. E quindi mi ricordo Marsala come fosse casa mia in pratica. E mi sento un marsalese di adozione, chiamiamoci così, dai. E questo diciamo che ci riempie d'orgoglio, visto le bellissime pagine che hai saputo scrivere. Ma ci puoi raccontare qualche episodio, un gol, qualcosa che ti è rimasto veramente dentro? Beh, guarda che i due gol che mi sono rimasti, proprio che veramente ce li ho ancora sul magone, sono i famosi due gol fatti a Cosenza, in casa del Cosenza, che eravamo ai primi classifica noi quell'anno, che abbiamo vinto un campionato in pratica, e il primo tempo vincevamo 2-0 e abbiamo perso 3-2, e posso dire che abbiamo perso dalla paura, perché addirittura i giganti che giocavano in difesa da noi, dai Marini agli Orzan, con la gente che urlava e i giocatori che incitavano a picchiare, insomma abbiamo perso per la paura, e quella è stata la partita con la quale mi è rimasta impressa e non la dimentico quasi mai. Quando mi ricordo di quella partita, insomma, dico, è impossibile quasi perderla, perché avevamo una squadra veramente forte. Hai avuto un grande presidente, Lombardo Angotta.
Ma guarda, Lombardo Langotta per me era un presidente innanzitutto molto intelligente, che aveva la scaltrezza, come ho detto prima, la simpatica scaltrezza, che riusciva in tutte le cose che faceva, riusciva a fare ogni cosa. Fra tutte ovviamente il fatto che ha inventato quel campo sportivo, assieme poi al famoso Cavalcavia, che noi in un primo tempo dicevamo il campo stanno facendo, ma come ci si arriva al campo? E lui è stato tranquilli che prima o poi qualcosa inventerò, e ha inventato sto Cavalcavia. Insomma, era un personaggio, ma io penso che un secondo personaggio così sarà molto molto difficile riscoprirlo. Dei derby con il Trapani? Il derby con il Trapani era unici, perché io ho avuto modo di giocare a Merano Bolzano, insomma 30 km di distanza, ma il derby tra Trapani e Marsala è tutta un'altra cosa. Noi qua sì, c'è il pubblico che incita Doval, ma con Trapani e Marsala era una cosa che la sentivi ancora due settimane prima. E poi dopo le partite continuare a parlarne, perché era una cosa veramente affascinante. Mio padre mi raccontava sempre che a volte in una stagione battere il Trapani significava già un successo, a prescindere dalla posizione occupata in classifica. Era vero, è vero. Una volta battuto il Trapani stavi tranquillo per settimane intere, indipendentemente dai risultati che facevi. Comunque era una brutta gatta da pelare, ci sono ricordi belli e altri amari con il Granata. Beh, infatti l'anno del campionato che abbiamo vinto siamo partiti alla grande e siamo arrivati che eravamo cotti e abbiamo perso un'occasione unica, più unica che rara. Insomma, nelle finali l'abbiamo pagate con un po' per infortuni vari e un po' perché non eravamo più all'altezza fisicamente di correre come normalmente correvamo. E infatti. E allora, in conclusione della nostra piacevole conversazione, vogliamo lanciare un saluto caloroso ai marsalesi, ricordandoci che il titolo della serata è I giganti del passato ci indicano la strada, perché in questi ultimi anni a Marsala, calcisticamente parlando, la strada l'abbiamo un po' smarrita. Ecco, Paolo Bevilacqua, come può salutare il popolo azzurro? Ma guarda, come ho detto prima, io dentro di me avevo una recondita speranza che questo Marsala potesse prima o poi risorgere e arrivare all'altezza degli ultimi anni del Trapani. Ma purtroppo questo non è accaduto e a me dispiace moltissimo, perché sono legato a questa società, a questa squadra in pratica, e alla città stessa. E mi dispiace moltissimo che i marsalesi non possano avere una squadra degna della loro città. Mi dispiace molto. E però spero, la speranza è l'ultima a morire, come si dice, spero che prima o poi arrivi qualcosa di buono, e in questa occasione saluto tutti gli sportivi e marsalesi in genere, tutti quanti, e con l'augurio appunto di risentirsi in occasioni migliori. Grazie, troppo gentile. Allora saluti a tutti di nuovo. Sì, volevo brevemente raccontare, sintetizzare gli sportivi più giovani che sono qui, che magari non lo sanno, come è nato quello stadio. In quel periodo i politici, per aiutare la Sicilia, avevano creato i famosi cantieri scuola, che servivano per dare lavoro ai disoccupati, e spesso facevano delle cose inutili o quasi. Allora Nino Lombardo Langotta ebbe l'intuizione e coraggio, audacia di utilizzare quel cantiere scuola che avrebbe dovuto sulla carta far sgomberare le macerie di un vecchio castello vicino. Proseguiamo con Vito Donato, veramente storica del Marsala, nonché ex dirigente in vari periodi, in varie fasi della storia del sodalizio lilibetano. Buonasera. A proposito, parlando di fortuna o sfortuna col Trapani, perché era una cosa incredibile, nel 57-58 il Marsala ingaggiò Orlando dal Trapani, che era in scadenza di contratto, e lo portò a Marsala di notte, lo portò a casa mia.
Guarda caso, la domenica che iniziò il campionato, la prima partita era contro il Trapani. Che guarda destino. Caso, su una scivolata di Orlando, Zucchinale ci fece gol e perdemmo 1-0. Campionato 57-58. Io sono stato buttato fuori. Da lì
sono ritornato a Marsala perché ci volevano 3 partite a finire il campionato, gli ho detto alla società se io potevo ritornare nel mio paese per stare un pochettino a mare, e mi hanno detto di sì. E invece io, ritornato a Marsala, andato a campo per fare l'allenamento, ho incontrato Vergazzola, un grandissimo signore. Poi la Serie A invece la Marsala l'ha vissuta con 3 giocatori nati a Marsala. Il primo è stato Gaspare Umile, che purtroppo non è più tra noi, che giocò nel Napoli e nel Varese, 2 volte nel Napoli e 1 volta nel Varese. Giocò in totale 37 partite in Serie A segnando 4 gol, uno dei quali si meritò nel corso di una domenica sportiva i complimenti di Nereo Rocco. Fu un cross di Dio che Gaspare Umile colpì di destro al volo da notevole distanza, infilando la palla all'incrocio dei pali come i grandi campioni. Umile probabilmente avrebbe potuto fare una carriera migliore considerando i suoi mezzi fisici e tecnici. Lui stesso però se ne rese conto, e in una delle ultime volte che ci ho parlato facendo un'intervista mi ha confessato: se avessi studiato forse avrei gestito meglio la mia carriera. A proposito, Salvatore, ci sono i figli di Umile, quindi li ringraziamo. Se si vogliono far vedere possiamo attribuirgli un applauso a loro, che sono stati Domenico Giacomarro, 14 presenze nel Verona di Magnoli, e Nicolo Sciacca, che ha giocato un po' più a lungo, e quello che ha totalizzato il maggior numero di presenze in Serie A, 60 partite e 4 gol, nel Foggia di Zeman e poi nella Reggiana. Volete dire? Sì, sì, no, volevo dire semplicemente, visto l'applauso che abbiamo fatto a Gaspare Umile, vorrei leggere una serie di nomi di gente che è ancora con noi, e di altre che magari non è più insieme a noi per tanti motivi, e magari al termine di questo piccolo elenco mancherà sicuramente qualche altro nominativo, lo potrete suggerire voi in diretta, magari fare un applauso finale a questi personaggi: Danilo Palermo, a Gaspare Umile, Gigi Carducci, Gigi Peronace, Ciccio Gennarino, Lombardo Angotta, Vito Donato, Gino Salerno, Rocco Pulizzi, Ferretti, Mariscalco, Aldo Fina, il dottore Mannone, Giacomarro, Nunzio, il figlio, Domenico e Giovanni, il presidente Diego Maggio, Andrea Baiata, Enzo Domingo, Mario Galassi, Roberto Lerici, Sergio De Corte, Peppe Pellegrino, la voce radiofonica del Marsala Calcio, Ernesto Figuccia, De Bartoli, Mimmo Rizzo, Nino De Vita, Pino D'Amico, capo storico della tifoseria marsalese. Sicuramente avrò dimenticato qualcuno, ma credo che questi personaggi in vita e non meritino un applauso. Qui invece abbiamo un altro personaggio alla mia sinistra, lo conoscono tutti. Non sono Marsala, Uccio Marino. Lui in Serie A non ci è arrivato da giocatore, ma ci è arrivato a pieno titolo da allenatore, e addirittura ha avuto un piccolo record quando allenava ancora il Paternò, mi pare in Serie C, due giornalisti dell'Unità stilarono una classifica sulla qualità di gioco delle squadre europee di tutte le divisioni, a partire dalla Serie A delle varie nazioni ai campionati. Ebbene, il Paternò fu designato la squadra che praticava il miglior calcio in Europa, meglio del Real Madrid, meglio del Barcellona, meglio del Bayern, della Juventus e di tante altre. L'allenatore era Uccio Marino. Successivamente Uccio Marino
ha portato in Serie A il Catania, ha allenato in Serie A anche l'Udinese, la Sampdoria, altre squadre, e soprattutto è stato il primo marsalese a cavalcare da protagonista, da allenatore, secondo giocatore, le coppe europee, portando la sua Udinese fino ai quarti di finale di Coppa UEFA. Quali sono i miei più bei ricordi da quando gioco al calcio? Non è da quello che ho vinto, è proprio quando ero al Marsala in Sicilia, che la gente per me era come una grande famiglia, e adesso se sono qua lo devo tanto all'Italia. Per... ed era pure consulente del Torino.
propose questo ragazzino di 17 anni che era il giovanile del Palestino e disse: guarda, prendilo perché non è nulla da perdere, come stai 700-800 mila lire al mese. Ha detto che io fidavo di me, era un profondo conoscitore naturalmente del calcio, e disse: facciamo la mia ritiro. Venne nel ritiro di Norcia, fatto con un viaggio molto all'interno della stazione, arrivò e non facendo non prendere, poi c'è la sede di ritiro pure del Perugia di Iovici, e praticamente arrivò questo ragazzo molto etico e molto timido, che comunque in campo già faceva vedere delle cose molto belle. Parlai con l'allenatore e mi disse: gli allenatori teneva la gente di esperienza, quindi aveva paura che prendendosi un ragazzo non poteva prendere la conquista di altri. Io decisi di prendere un città vincevo nei campionati di nome, chiaramente abbiamo fatto il campionato che aveva quell'anno soltanto, perché poi sono successe le famose vicissitudini. Ha parlato Nino Palermo su quelli dei suoi tempi, mi ha parlato Paolo Bevilà nell'intervista telefonica che abbiamo fatto prima, e qui con noi c'è un caro amico, un collega, Enzo Biondo, che ha scritto di recente un libro sui tempi tra Marsala e Trapani, una ricerca lunghissima, meticolosa, faticosissima, e ha tratto un eccellente risultato. Ci dici qualcosa sui risultati importanti? Le storie c'è la copertina del libro. Sì, ma purtroppo che ne fa poco caso, ho cercato di ribadire l'accostamento per un semplice motivo, perché dovete sapere che queste due foto sono storiche e che rappresentano le prime squadre, Trapani e Marsala ovviamente, rispettando i colori, almeno quelli che noi conosciamo, che disputarono una partita di campionato. Siamo nella stagione 1930-31. Pensate che fino ad allora soltanto amichevoli, ma che di amichevoli avevano ben poco. Intanto, scusa se ti interrompo un attimo. Sono emozionato di vedere il primo derby, quello del marzo, mi pare 1912, esatto. È stato disputato a pochi metri da qui, probabilmente 30-50 metri. Sì. Sulla sinistra c'è una spianata improvvisata perché il campo disegnato aveva un pietrone in mezzo, non si poteva giocare. Io non oso immaginare come ne però dico, questi della Manese e la Filippeo, che devo dire, dell'inizio questa meravigliosa cavalcata. Io intanto devo ringraziare voi l'organizzatore perché ho vissuto una bellissima serata ricca di emozioni forti, perché per fortuna nell'arco di 32 anni di carriera e di divertimento, devo dire, perché la nostra, come sai, Salvatore, è soprattutto passione e divertimento. Io devo fare una piccola premessa. Quando ero piccolo, perché anche io sono stato piccolo, sono cresciuto seguendo dei nomi che per me erano irraggiungibili. Uno è questo signore, Salvatore Lo Presti, per il quale vi chiedo un fortissimo applauso. Sapete perché? Sono così vecchio? No, non sei un punto di riferimento, continua a essere. Perché quando un ragazzo si vuole avvicinare, vuole fare delle ricerche, non si rende conto a cosa va incontro. Io, crescendo, ho comprato il Corriere dello Sport quando costava 60 lire. Sembra 3 secoli fa. Poi sentivo di Franco Aci, che tu hai conosciuto, e quando sono andato a trovarlo in ufficio mi aspettavo un omone che non finisse mai. Beh, diciamo che era, tu lo sai, bassino, rotondetto. Alla domanda vorrei fare la stessa, che come sapete sono andato a Trapani, mi disse testualmente in dialetto: levaci mano. Beh, io sono nato in un quartiere di Trapani che è scoria per eccellenza, il quartiere di San Pietro, che non ha nulla a che vedere con Roma, e siamo molto destati. Anni e anni dopo, la sorella di Franco Aci mostrò un quaderno che questa sera ho mostrato a Salvatore Lo Presti, del quale non ne parlerò, e mi disse questa frase meravigliosa, che me la porto dentro: Enzo, hai superato Franco Aci. E credetemi, per me è stato un complimento fuori dal normale, perché il quaderno, tu lo fai a Cernani a un massacro con Teolana 13-1, fu il campionato 55-56 e il 110 realizzò sempre. Fu l'anno che il Massa arrivò terzo,
con testa a testa con Gralcilio, che non esiste più, e il Cosenza. Gralcilio che arrivò primo, Cosenza secondo, ma sarà terzo perché poi nel finale cedette un danzino. Così come ho vissuto questi giornali, ovviamente, quella stagione meravigliosa, devo ammettere, devo riconoscere, perché è vero che io potete immaginare di fare il calcio, non è un difetto, però ho sempre seguito le squadre della provincia. Ero presente in quel Marsala Nanni, a Salvatore, ero in campo a fare le interviste perché riuscirò altro pezzo di storia. Ecco, io potrei parlare di ore e ore, mi limito a presentarvi questa opera e vi dico perché l'ho fatto. Perché credo che chi come me, come Salvatore Lopresti, come Franco Aci e tanti altri, hanno trascorso ore e ore nelle biblioteche, negli archivi, devo dire anche tralasciando la propria famiglia, cioè mia moglie la dovrebbero fare santa, credo, da qualche anno, per il tempo che ho rubato a lei e ai miei figli. Dico, faccio un maggio inciso, quando sono andato a fare l'esame da professionista, caro professore, lo devo dire, gli orari, e non avevamo bambini, dissi, per fare una 4 giorni a Roma, di corso, ovviamente, con una piccola cortesia, però. La mattina andiamo in biblioteca, come dice il Giorgio a Roma, perché a Roma si trovava di tutto, di più. E lì, devo dire che ho attinto tantissimo alle notizie che poi ho riassunto in questo libro. Bene, sappiate una cosa, che in questo libro sono 152 pagine, sono tutte le partite, con tutti i tabellini completi, di Trapani Marsala, attraverso la parte di nominazione, Trevano, Rivipeo e via discorrendo. Quando ci abbiamo spiegato un giorno, e con vero piacere mi hanno abbracciato e mi hanno ringraziato. Della comunicazione del Marsala 1912, perché ha vissuto in prima persona l'enfasi di quella vittoria per il suo ruolo, però è stato parte integrante di quel Marsala. Quindi avvicinati un attimino e spendi due parole nella speranza che questa nuova società che si è appena costituita ci riporti a questi passi. Tanto buonasera, grazie per l'invito. Su quella che è la società che si è costituita, ne parleremo lunedì sera alle 19:15, ci sarà presente anche il sindaco, quindi di questo tralasciamo. Ho visto tante belle immagini e onestamente sono abbastanza emozionato. Le ultime poi, che sono quelle che ho vissuto in prima persona, mi hanno riportato un'emozione particolare. 22 gennaio del 2014 avevamo sfiorato la vittoria di questa Coppa Italia. A Brolo abbiamo perso i rigori contro il San Pio X, abbiamo portato a casa quella che è stata definita la coppetta, ma chi ha fatto calcio sa che andare secondi in una competizione sì, una sconfitta, ma siamo partiti, come diceva prima Buccio, in Coppa UEFA erano 120 squadre, sono arrivati ottavi, penso che sia anche quello un successo, no? Siamo arrivati secondi a livello regionale, insomma nel 2014 è andata così. Un anno dopo, il 21 di gennaio del 2015, abbiamo conquistato per la prima volta la Coppa Italia regionale. Il 15 marzo del 2015 abbiamo vinto il campionato. Successivamente è arrivata anche la vittoria del calcio femminile, quell'anno doppietta per il settore maschile, triplete se volete fra il calcio femminile e quello maschile. Queste sono le ultime gioie del Marsala 1912. Poi è arrivata anche qualche, purtroppo ho vissuto anche in prima persona quello che è stato un aspetto negativo dopo queste vittorie. L'anno dopo siamo andati in Serie B, è finita, come tutti sanno,
E la cosa peggiore è quella che poi è successa quest'anno. L'annata partita in maniera disorganizzata, senza una programmazione, che io ho vissuto negli ultimi mesi, da gennaio a maggio.